Come state? Spero benone. Oggi vi parlo di un trattamento per eliminare le rughe intorno alla bocca, quindi quelle di espressione e non solo di espressione, e il codice a barre che si forma praticamente sopra il labbro superiore, queste poi, queste qui laterali alla bocca, ok? Cosa bisogna fare? Bisogna fare un trattamento per il quale abbiamo bisogno praticamente di mezzo cetriolo, quindi solamente di metà cetriolo, e del bianco di uovo. Ok? Cosa bisogna fare? Prendiamo un cetriolo, lo tagliamo a metà e ne usiamo solo metà, lo spegliamo, togliamo la pelle, lo tritiamo, lo grattugiamo, grattugiamo sulla parte interna con un grattino, ok? In modo che diventa poltiglia. Dopodiché prendiamo un vasetto e strizziamo questa poltiglia, cioè praticamente dobbiamo recuperare solamente il succo di cetriolo, ok? Quindi poi la poltiglia, la pappina, diciamo, la sostanza, la buttiamo e teniamo il succo che abbiamo ricavato appunto strizzando il cetriolo stesso tritato. Dentro al succo di cetriolo, appunto di mezzo cetriolo tritato, ci mettiamo il bianco di un uovo, non il rosso, solo l'albume, il bianco di un uovo. Sbattiamo bene per un po', amalgamiamo, dopodiché prendiamo le mani col pastrelli e ci mettiamo anche su tutto il viso perché comunque è un forte trattamento antirughe e rassodante, però è molto indicato e soprattutto per queste rughette appunto codice a barra sul labbro e laterali della bocca ed è anche indicato grazie al cetriolo. Basterebbe anche il cetriolo da solo per quella parte, ma possiamo tranquillamente utilizzare anche questa maschera anche per il contorno occhi, quindi direi che si può mettere su tutto il viso, anche se io quello per cui oggi mi sento di indicarlo in maniera molto forte è proprio il discorso bocca, non sulle labbra, sopra le labbra, intorno, ok? Non sulle labbra. Usiamolo per questo. Facciamo il trattamento proprio per questa zona, ok? Lo teniamo su 15 minuti, 20 minuti al massimo, ma sentiamo che si secca un po' e dopo sciacquiamo con l'acqua fresca, non usiamo sapone né niente e poi ci stendiamo un pochino di olio di cocco, olio di argan o la crema che vogliamo mettere idratante su tutto il viso. Facciamo questo trattamento dalle 2 alle 3 volte alla settimana, preferibilmente prima di andare a letto e praticamente abbiamo un trattamento ottimale che nel giro di dipende sempre dalla situazione che abbiamo di partenza, però nel giro di un mese già dà degli ottimi risultati, veramente ottimi. Questo è quanto. Io vi esorto praticamente anche a metterlo per esempio sul décolleté, perché comunque ha questo senso rassodante, molto rassodante per la pelle, è veramente indicato per questa zona, però non fa male su, diciamo su tutta la pelle, è comunque prettamente indicato proprio per le rughe qui intorno alla bocca. Per esempio, il solo cetriolo può essere utilizzato, meglio solo cetriolo, ma anche in questo caso se lo mettiamo appunto col bianco d'uovo non succede niente. È più indicato per le zampe di gallina, proprio solo il succo, addirittura mettersi due cetrioli sugli occhi. Però di questo ne parleremo un'altra volta, perché il discorso io suddivido le problematiche, parlerò in un altro video della problematica zampe di gallina e quindi rughe intorno agli occhi. Questo è veramente indicato per il contorno della labbra, proprio fuori, non le labbra, il contorno. Per le labbra vi consiglio di fare uno scrub 2 volte alla settimana con il dentifricio. Praticamente si mette un po' di dentifricio, si massaggia con le dita oppure con un cotton fioc e poi si sciacqua con l'acqua fresca e si mette l'olio di cocco. Aiuta a fare uno scrub leggero alle labbra, le rende più morbide e con l'olio di cocco le idratiamo. Questo è quanto. Un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!